Nel 2020 le erogazioni saliranno a 6 milioni e mezzo di euro. È stato approvato all'unanimità il documento programmatico previsionale pluriennale della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il piano rappresenta il principale atto di indirizzo strategico predisposto dal Consiglio di amministrazione. Il presidente Massimo Toscani ne ha illustrato le linee guida principali. La novità più importante è il grande incremento della capacità erogativa della Fondazione per le attività da svolgere sul territorio. Saranno impegnati 6 milioni e mezzo di euro, con un aumento di oltre 2 milioni e mezzo di euro rispetto ad oggi. La percentuale di attribuzione delle risorse ai singoli settori mostra alcune variazioni rispetto al 2019: arte, attività e beni culturali 28%, un aumento di 2 punti percentuali, educazione, istruzione e formazione 23%, volontariato e beneficenza 18%. La disponibilità di fondi consentirà di sostenere le nuove importanti progettualità anche nell'ambito dell'arte e attività culturali, connesse in primis con l'apertura di Palazzo Ex Enel, di aumentare sensibilmente le risorse a disposizione nell'ambito dell'area welfare, con un incremento oltre i 900.000 euro, di proseguire nelle attività di sostegno all'educazione, alla ricerca scientifica e tecnologica, aumentando le risorse di oltre mezzo milione di euro. L'area welfare si conferma come ambito prioritario degli interventi. Ad essa complessivamente è attribuito il 38% delle risorse destinate alle erogazioni. Altra novità è la variazione delle date per la scadenza della presentazione di domande di contributo. Sono state fissate al 15 febbraio, 15 giugno e 15 ottobre. La grande novità dell'esercizio 2019 è stata l'introduzione della nuova modalità di richiesta. La Fondazione ha reso accessibile solo online al proprio sito www.lafondazione.com la presentazione delle domande.